Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono particolarmente felice, il motivo è che l'avrete già visto dal video. Oggi scarteremo insieme un pacchettino Maquillalia. Anzi, una ragazza mi ha fatto notare che essendo un nome spagnolo si dovrebbe dire Maquillalia, se non sbaglio. Sono davvero felice perché questo pacchetto mi è stato inviato dal brand. Se vi ricordate, mi seguite da un po' di tempo, ho fatto tantissimi haul dedicati a questo sito e finalmente il sito appunto mi ha notata e ha detto ci farebbe tantissimo piacere collaborare con te, vuoi che ti mandiamo un pacchettino? Io tipo, ah sì, fantastico, sono davvero felicissima, quindi oggi vi faccio vedere che cosa ho scelto dal loro sito e vi faccio vedere appunto cosa c'è all'interno di questo pacchettino. Il sito si chiama appunto Maquillalia. Spero di non sbagliarmi. Comunque lo trovate come sito italiano, come Maki Beauty. Ha veramente tantissimi brand super interessanti. Io ci ho lasciato un polmone in quel sito, ho comprato tantissime cose. Sono davvero felice che finalmente vogliono collaborare insieme a me e quindi ringrazio tantissimo il sito di avermi mandato questo pacchettino e come al solito vi ringrazio tantissimo perché mi seguite e avete reso possibile tutto questo. Iniziamo subito a scartare il pacchettino. Le cose che sono qui dentro le ho scelte io, ma come al solito mi ricordo solo qualcosina di ciò che ho scelto perché la mia memoria dura tipo, avete presente il film Alla ricerca di Nemo, Dory, che ogni 10 secondi si scorda quello che stava facendo? La mia memoria è tipo qualcosa del genere. Prima di farvi vedere cosa c'è qui dentro, voglio spendere due paroline e dirvi che il sito è davvero ottimo a livello di servizio che fornisce, cioè il pacchettino arriva sempre incartato bene, non mi è mai arrivato nulla di rotto, mi sono sempre trovata bene con i tempi di spedizione, insomma è un sito davvero affidabile da cui comprare, quindi se vi state chiedendo non lo conosco, sarà affidabile, io ci ho comprato tantissime volte e vi posso assicurare che mi sono trovata sempre sempre bene. All'interno c'è il pacchettino appunto del sito, mi hanno incluso anche una card con una letterina qui davvero carinissima, scritta a mano e l'apprezzo davvero tantissimo. Ciao Giulia, ecco qui la tua selezione di prodotti. Per noi è davvero un piacere collaborare con una cliente speciale come te. Abbiamo aggiunto al tuo pacco anche alcuni prodotti di Corazona, credo si dica, una nuova marca spagnola da poco arrivata sul nostro sito. Ci farebbe piacere conoscere la tua opinione al riguardo, davvero esperta del mondo del make-up. Infine ecco qui il codice sconto del 10% che potrai condividere con i tuoi followers. Ragazzi, sì, mi hanno dato un codice sconto solo per voi, che vi lascio scritto qui così non potete sbagliarvi, ma come al solito ve lo lascio scritto anche sotto nell'info box con il link al sito, così proprio non potete sbagliarvi. Il codice è MakiGiulia. Questo codice sconto non affiliato, ci tengo a sottolinearlo perché vi dico quando mi forniscono dei codici di affiliazione, è valido fino al 30/04/2019 su tutto il sito e non richiede un minimo d'ordine. Un abbraccio dal team di Maki Beauty Italia. Ragazzi, grazie tantissimo, apprezzo tantissimo che mi abbiate scritto questa letterina a mano e sono davvero contenta di poter fornire a voi il 10% di sconto su questo sito. Come al solito all'interno dei loro pacchettini ci sono le caramelline che mio papà apprezzerà tantissimo perché gliele do sempre a lui. Allora, vedo subito un paio di prodotti di questo brand che si chiama Corazona, è scritto, però essendo spagnolo dovrebbe essere tipo Corazona, qualcosa del genere. C'è una spugnettina Simil Beauty Blender che sono curiosissima di provare, scopriremo com'è la consistenza. C'è un blush che si chiama Soulmate Blusher, vediamo com'è all'interno. È fatto con il packaging di cartone, ecco qui il blush, non so perché ragazzi ma a me il pack di cartone piace tantissimo, preferisco questo rispetto a quelli solidi in plastica, mi sembra molto più resistente. Il blush come colore potrebbe anche andare bene su di me, calcolate che qui nella cialdina sembra molto molto scuro, sembra quasi una terra, ma in realtà sbocciato è di una specie di pesca, forse anche leggerissimamente satinato. Ecco, sì, lo vedete, ok. Ho sempre paura di non riuscire a farvi vedere gli swatches. È di un pesca molto delicato, leggermente satinato, super curiosa di provare questo nuovo brand. C'è anche un illuminante liquido che si chiama Liquid Lighter nel colore Gold. Sì, è praticamente un illuminante liquido, ma non mi sembra molto luminoso, quindi devo un attimo capire
che cosa è stato progettato, se dà davvero un effetto super super leggero sul viso o se magari è uno di quegli illuminanti che si può mischiare con il fondotinta e cose del genere, insomma. Ho ordinato questo correttore perché quando ho incontrato una di voi me l'ha consigliato e quindi ho detto devo prenderlo, mi sono sempre scordata, poi alla fine facendo l'ordine sul sito mi sono ricordata che loro vendono anche Catrice, quindi ho preso il Camouflage Cream nel colore 020 Light Beige, che dovrebbe essere un correttore super mega coprente, quindi potrei utilizzarlo per coprire le occhiaie. Vi dico sempre che ho difficoltà a trovare un correttore abbastanza coprente che non segni le occhiaie e che non le vada a seccare troppo economico. Per il momento utilizzo come al solito il mio NARS nel barattolino. Spero che questo correttore possa sostituirlo in modo che io possa darvi un'alternativa economica a quel correttore che invece al contrario è molto molto costoso, anche un pochino troppo. Sono super curiosa di provare questo correttore, magari facciamo un video test insieme, fatemi sapere se vi può interessare. Altra cosina che ho scelto è un gloss di Milani, questo qui già ce l'ho in un altro colore, che è questo qui, si chiama praticamente Keep It Full, io ce l'ho nel colore 01 Champagne, che è una specie di nude con... All'interno ci sono dei brillantini dorati, ma in realtà sono così fini che non si vedono. Quando lo applicate sembra un gloss specchiato. Ha un effetto un pochino rimpolpante, infatti quando lo mettete sentite un effetto leggermente mentolato sulle labbra, ma non è uno di quelle sensazioni che dà fastidio. Tipo mi ricordo quando ero piccola erano usciti per un periodo questi gloss rossetti rimpolpanti che li mettevi e tipo ti bruciavano da morire le labbra. Questi gloss sono davvero bellissimi, quindi ho detto fammi prendere un altro colore visto che ci sto, era tantissimo che volevo provarlo. Questo qui è nel colore 07 Almost Natural ed è praticamente un rosino senza brillantini all'interno, quindi anche questo dovrebbe dare un bellissimo effetto specchiato. Non è uno di quei, ma mi piace tantissimo, non è uno di quei gloss che contiene tanto colore all'interno come li abbiamo visti negli ultimi anni. Questo è proprio uno di quei gloss classici che più che dare colore dà proprio l'effetto gloss. Sembra strana questa descrizione ragazzi, ma ultimamente se ci fate caso i gloss non sono più stati quelli di una volta, erano una specie di rossetti gloss, cioè era difficile trovare dei gloss solo specchiati. Questi di Milani mi piacciono tantissimo, infatti quasi quasi me lo metto sopra il rossetto. Ovviamente questo gloss ha una base molto chiara, soprattutto rispetto al rossetto che indossavo, quindi ho completamente cambiato il colore del rossetto, però è super super luminoso e tra un po' inizierò sicuramente a sentire la sensazione di mentolato sulle labbra. Altra cosa che ho preso è stato un illuminante di Ofra Cosmetics, volevo provarlo da tantissimo tempo, quindi finalmente sono riuscita a farlo. Erano tutti sold out gli illuminanti di Ofra, infatti volevo prendere quello chiaro, diciamo, completo. Invece essendo tutti sold out ho detto voglio provarlo, quindi prendiamo quello diviso a 3. Questo se non sbaglio era un'edizione che aveva fatto Nikki Tutorials oddio, stavo dicendo Nikki Cosmetics. Mi piace tantissimo il fatto di poter scegliere la combinazione di illuminanti, sicuramente utilizzerò soltanto i due più chiari, adesso li vado a swatchare. Oh mio Dio ragazzi, cioè sembrano ombretti, sono super mega pigmentati. Secondo me questi anche come ombretti sono pazzeschi, guardate che roba. Allora, sicuramente non sono gli illuminanti adatti per chi vuole un effetto super naturale o sto iniziando a sentire il mentolato sulle labbra, giusto per farvi capire dopo quanto iniziate a sentirlo. Sicuramente non sono super naturali. Se vi piace truccarvi in modo super naturale, sicuramente non sono gli illuminanti che fanno per voi. Invece, se vi piace un illuminante super strong e super brillante, sicuramente vi piacerà. Ovviamente devo provarlo sul viso per vedere che effetto dà. Però, secondo me, questi sono quegli illuminanti che possono essere utilizzati anche come ombretti. Cioè io, vabbè, alla fine lo sapete, tutti gli illuminanti li utilizzo anche come ombretti. Però questi in particolare sono davvero davvero pigmentati, cioè sembrano ombretti, non sembrano illuminanti, quindi vediamo se in realtà potrebbero anche essere un pochino troppo. Un'altra cosa che ho preso è stata una palettina di Milani,
Queste palettine secondo me sono super super carine, costano pochissimo, siamo intorno ai 10-12 euro, qualcosa del genere. All'interno hanno 6 ombretti, ci sono tantissime combinazioni diverse. Ce l'ho puta caso qui davanti l'altra, questa l'ho utilizzata tantissimo. Era un sacco di tempo che volevo prendere questa combinazione di colori che si chiama Everyday, no scusate, quello è il nome della palette, è 08 Must Have Metallics. Solo che era sempre sempre sold out ogni volta che facevo l'ordine, invece questa volta per fortuna era disponibile. Sicuramente questa non è una di quelle palettine che potete utilizzare diciamo da sola per realizzare un look, perché all'interno c'è soltanto il nero che è opaco, il chiaro è satinato e gli altri sono metallici. Però guardate quanto scrivono, ho appena sfiorato la cialdina, sono super morbidi e super scriventi. Ok, guardate qui, pazzeschi, non vedo l'ora di provarli sugli occhi. Forse farò un tutorial con questa palettina, fatemi sapere se vi può interessare. Il colore ramato è molto simile al colore dell'illuminante, per questo vi dico, potete utilizzarli anche come ombretti, alla fine sono polveri e potete metterle dove volete. Immaginate questi bagnati, che cosa possono essere super super metallici. Non vedo l'ora di provarli, ora mi vado a struccare e mi ritrucco con questi ombretti. Gli ultimi due prodotti che ho scelto sono due rossetti di Jeffree Star. Ho già due colori di Jeffree Star e mi piacciono tantissimo, i suoi rossetti liquidi sono in assoluto tra i miei preferiti. E quindi ho deciso di provare altri due colori, cioè Mannequin e Doll Parts. Allora, visti così dal tubetto mi sembrano bellissimi, adesso ve li faccio vedere swatchati. Sono curiosa di vedere se Mannequin è simile all'altro che ho, che si chiama Celebrity Skin. Adesso se lo trovo, se ce l'ho qui... No, non ce l'ho qui. Vabbè, vi farò sapere in un altro video se sono uguali. Allora, Doll Parts non ha lo sgradevole odore che hanno tanti rossetti di Jeffree Star, invece Mannequin purtroppo ce l'ha. Non è colpa del rossetto che è rovinato o cosa, semplicemente mi hanno informato che Jeffree Star ha deciso di mettere, da quando li produce, in alcuni colori questa fragranza che a lui piace tantissimo, che a me non piace per niente e a tantissime altre persone lo stesso, però ci sta. Vi posso assicurare che la sentite solo quando aprite il tubetto, quando lo mettete poi va via velocissimo, cioè non avete tutto il giorno la puzza sotto il naso. Il colore chiaro è Mannequin e il rosino qui è Doll Parts, sono bellissimi. Magari abbasso anche un po' la luminosità, scusate ma oggi la luce va e viene, quindi non è proprio il massimo. Sono davvero bellissimi. Forse Mannequin rispetto a Celebrity Skin ha leggermente più rosa all'interno, invece quell'altro è più marroncino. E niente ragazzi, questo era tutto quello che c'era all'interno di questo pacchettino. Sono davvero contenta di aver girato il video oggi e veramente grazie tantissimo di avermi mandato queste cosine, e grazie tanto a voi che mi seguite e che state facendo diventare il canale sempre più grande. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se così è stato ricordatevi di spolliciare all'insù e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!